Benvenuti in Clubhouse qui a Milano in Brera, siamo con Francesco Bonfiglio, Engineering di Hub. Grazie per essere con noi Francesco. Grazie a voi. Engineering di Hub, ti chiedo subito di cosa si occupa la tua società. Allora, la mia società è una società del gruppo Engineering, gruppo di 11.000 dipendenti distribuito in tutto il mondo ormai, ma è la più grande e più longeva società IT italiana, nata 38 anni fa. Engineering sviluppa soluzioni verticali, fa servizi, fa system integration e anche una piattaforma storica di data center, quindi servizi di gestione per centinaia di clienti in tutti i settori italiani. Quindi noi serviamo tutti i clienti che potete immaginare più importanti, dalla pubblica amministrazione alle banche, alle industrie, sono clienti del nostro gruppo. Engineering di Hub, all'interno di questo gruppo, si occupa di quello che vorrei raccontarvi, che è la piattaforma dei servizi digitali. D-Hub sta per Digital Hub, è la crasi di queste due parole ed è un po' il futuro su cui sto lavorando insieme ai miei colleghi e a tutto quanto il gruppo per interpretare quella che secondo me è la direzione della trasformazione digitale. Ecco, mi dicevi prima di iniziare l'intervista che tu sei da 2 anni in questa azienda e quindi stai cercando, diciamo, volevo chiederti un momento di svolta, ma credo che questa svolta la state cercando da 2 anni, no? Beh, questa svolta è un'azienda che è sul mercato da 38 anni, la svolta l'anticipa, voglio dire, stiamo parlando di un gruppo che è presente, come dicevo, in tutti i settori, quindi dalle bollette della luce che paghiamo a diversi servizi che vengono erogati dalla pubblica amministrazione, ai nostri conti correnti, alle nostre cartelle cliniche, ecco, molti cittadini italiani e non solo fruiscono dei servizi del gruppo Engineering da 38 anni. Il gruppo Engineering è un'azienda conosciutissima nel mondo IT per essere un'azienda del fare, di uomini che hanno la capacità di realizzare, di fare, di costruire. E questo ci ha garantito un rapporto continuativo. Noi abbiamo contratti di decenni con moltissimi dei nostri clienti perché la fiducia nella gestione di quelli che ormai sono diventati gli asset più importanti di qualsiasi business. Non potete immaginare un ospedale o una banca o un ministero che possa reggersi senza dei sistemi tecnologici. Ecco, noi siamo quel tipo di partner che ha sviluppato fiducia nella capacità di gestire. Ora, da qualche anno a questa parte, abbiamo sostanzialmente adottato due grandi direttrici di cambiamento. Una, espanderci all'estero. È inevitabile che un gruppo italiano che gioca in un'arena di competitor, di concorrenti come i nostri, debba per forza espandersi all'estero. La seconda è raccontarci, imparare a raccontare meglio quello che sappiamo fare, quello che abbiamo fatto, perché ci siamo resi conto che tutto quello che noi sappiamo fare è quello che i clienti hanno bisogno di fare. Però la nostra non è nata come realtà di consulenza, è nata come realtà di produzione, dico sempre io. Engineering è una grande azienda di produzione della tecnologia. La trasformazione che stiamo attuando di recente, diciamo dal mio ingresso, faccio un piccolo inciso, la mia società si chiamava Engineering MO. MO stava per Managed Operations, quindi era una società sostanzialmente di servizi di gestione. Ed è la società a cui fanno capo i 4 data center del gruppo, dove noi gestiamo più di 400 clienti, 20.000 server, 10 peta di dati, milioni di ticket gestiti all'anno e un servizio 24x7, perché non si vede, ma i dati devono essere sempre disponibili, mai corrotti, mai appunto attaccati o rubati, e questo è il nostro mestiere, quindi lo facciamo in modo molto silente. Bene, se il valore del futuro sta nel dato, allora i data center, le famose banche dati come si chiamavano una volta, oggi diventano banche del valore. Quindi i data center, il cloud e le piattaforme di servizi che contengono questi dati e permettono di comprarne il valore sono quello che noi stiamo facendo. Quindi D-Hub da banca dati diventa banca del valore e piattaforma dei servizi digitali. Questo è un valore inestimabile per i nostri clienti, perché io mi domando sempre, credo che sia una regola aurea, quando
penso a una strategia, il why engineering, perché un cliente dovrebbe venire da me? E la domanda è semplice, perché questo mondo di cui stiamo parlando è già passato. Il futuro in realtà è qualcosa di cui noi ci accorgiamo quando diventa presente sulla nostra pelle. Noi ci accorgiamo di come il digitale ha cambiato la nostra vita. Io ti ringrazio, Francesco Bonfiglio, The Engineering The Hub, per essere stato con noi. Grazie mille, Francesco. Grazie a voi.